Ebbene sì ragazzi, c'è tanta carne al fuoco, tante cose molto interessanti stanno per succedere e io oggi sono qui per parlarvene. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video in cui andremo a vedere delle notizie riguardanti il mondo di Dragon Ball dalla parte dell'anime e dalla parte del videogioco, ovvero di Xenoverse 2. Voi direte, ma Feraz, video di sabato? Sì ragazzi, volevo portarvi le notizie il prima possibile ed inoltre volevo ringraziarvi per i 2500 iscritti raggiunti qualche giorno fa. Detto questo ragazzi, spero che il video vi piaccia, buona visione! Innanzitutto ragazzi, ultimamente siamo stati troppo concentrati con Goku Ultra Istinto contro Jiren e con Kafla. Nel frattempo che noi avevamo gli occhi puntati su questi fenomeni, la Toei ha messo su Twitter dei post e ha fatto degli annunci molto interessanti. Ma di che annunci si tratta? Andiamoli a vedere insieme. Secondo gli annunci della Toei, il torneo del potere finirà nell'episodio 120. Non penso che arriveremo proprio a una fine degna, ma secondo me verrà interrotto. Appunto, nell'episodio 120 verrà dato spazio alla nuova minaccia che incomberà su tutti i partecipanti del torneo, ancora rimasti in vita ovviamente. Nei prossimi episodi avremo un'attenzione maggiore verso C17, Vegeta e i tre cyborg dell'universo 3. Proprio riguardo a Vegeta, sappiamo che lui ha ancora degli assi nella manica e non ci ha svelato tutto il suo vero potere. Inoltre, l'ultra istinto di Goku è solo un pre-trasformazione e vedremo in avanti una trasformazione definitiva che si concentra sul controllare l'ultra istinto, quindi magari o un Super Saiyan Blue 2 o un ultra istinto oppure un Mystic Super Saiyan God o Mystic Super Saiyan. Una roba che secondo me è molto interessante, magari farò un video teoria a riguardo. Inoltre, c'è una cosa molto interessante pubblicata da uno sceneggiatore di Dragon Ball Super. Una scan del manga di Dragon Ball Z, dove Goku Super Saiyan 3, durante lo scontro contro Kid Buu, dice a Vegeta che chi muore ed è già morto è destinato a scomparire. Questa cosa fa pensare magari ad una scomparsa, ad una morte definitiva di Freezer, dato che lui è l'unico guerriero morto che sta combattendo al torneo e quindi magari purtroppo dovremmo salutare Freezer, il nostro cattivo di fiducia. Magari si sacrificherà per qualcuno, magari verrà semplicemente ucciso oppure verrà squalificato dal torneo perché avrà tradito i guerrieri del nostro universo oppure semplicemente perché avrà ucciso un nemico. Quindi, traendo delle conclusioni, possiamo dire che Dragon Ball Super ha ancora tanta roba da mostrarci e sicuramente è ben lontano dal finire. Quindi ancora per, penso, altri 50 episodi abbiamo materiale e quindi sicuramente andremo oltre il limite degli episodi confermati tramite i Blu-ray su Amazon giapponese, che se non erro è di 133 episodi. Quindi magari andremo oltre i 200, sarebbe una cosa molto figa, perché sarebbe un suicidio far finire ora Dragon Ball Super proprio durante la sua ripresa. Inoltre ragazzi, ci sono delle notizie molto importanti dal lato Xenoverse. Il DLC gratuito 5 conterrà una nuova modalità che sarà la Hero Coliseum Mod, ovvero una sorta di modalità alla Dragon Ball Heroes, dove abbiamo le nostre carte, le nostre action figure che combatteranno contro i personaggi di altri nemici. Una cosa molto carina e molto divertente, che comunque ho visto il gameplay, devo dire che ha il suo perché, soprattutto se è pure gratuita, che comunque non è mai un male. Inoltre avremo nel DLC 5 a pagamento questa volta Tapion, C13, Buan e Darbula. Sono tutti quanti interessanti tranne il Buan, che alla fine è un semplice Super Buu con un moveset leggermente modificato e tutte le mosse uguali, quindi diciamo che un po' non mi interessa. A quanto pare costerà circa 7€ e non sarà incluso nel Season Pass. Il nome preciso è Extra Pack 1. Avremo pure un Extra Pack 2 con a sua volta 4 personaggi, un nuovo stage, attenzione, una nuova modalità storia. È già stato confermato che includerà la nuova forma di Goku, ovvero l'Ultra Istinto, ed inoltre è stato detto che ci sarà un personaggio originale. Penso o Androide 21 oppure qualche altro personaggio che magari ci introdurrà a Xenoverse 3, dato che è stato confermato che Xenoverse non è finito. Quindi mettetevi l'anima in pace, avremo Xenoverse 3. Non si sa quando, ma si sa che lo avremo. Inoltre c'è una frase molto enigmatica nell'Extra Pack 2 che recita: "And a new way to interact with Dragon Ball characters", quindi un nuovo modo di interagire con i personaggi di Dragon Ball. Quindi non lo so, magari un nuovo tipo di personalizzazione, un nuovo tipo di gameplay, una nuova modalità.
Non lo so, ragazzi, ma secondo me sarà qualcosa di molto carino. Inoltre, secondo me ci saranno Jiren e Toppo nel DLC e questo nuovo personaggio insieme a Goku Ultra Istinto, e ci sarà la storia del torneo del potere insieme allo stage. Perché fare il pretorneo ci potrebbe stare, ma l'Ultra Istinto è più plausibile che facciano il torneo del potere e magari poi vadano ad espandere la trama proprio in Xenoverse 3. Un'altra cosa è che ci saranno delle collaborazioni fra FighterZ e Xenoverse 2, dove aggiungeranno dei contenuti esclusivi per i possessori di entrambi i giochi. E niente, queste erano le notizie più recenti riguardo al mondo di Dragon Ball. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di Goku Ultra Istinto nel DLC 6, e mi raccomando, lasciate mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici. Per questo video arriviamo a 200 like per fare un altro video riguardo magari la nuova forma di Goku, oppure semplicemente un video riguardo ai DLC di Xenoverse. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ed entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Potrete parlare con me e altri da Riddles e vedere un po' di roba a cui sto lavorando. Inoltre c'è la pagina Instagram e la pagina Facebook, sempre link qua sotto in descrizione. Inoltre sto cercando per la pagina Facebook due admin che possano mettere i link ai video, dei meme, delle immagini, delle cose appunto per mantenere viva la pagina. Se siete interessati contattatemi in privato su Telegram. E detto questo, io vi ringrazio ancora una volta di aver visto il video, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, un saluto da Feraz, bella!